Ciao a tutti! Oggi prepareremo le polpette all'indiana. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono, per le polpette, carne tritata, uova, pan grattato aromatizzato, parmigiano, pecorino, curry, sale, noce moscata, pepe e prezzemolo. Per la salsa, panna da cucina, paprika dolce, curcuma, cipolla, sale, pepe, olio e concentrato di pomodoro. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il pecorino, il parmigiano e il prezzemolo. E lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la carne tritata. Il pan grattato. Le uova. La noce moscata. Il curry. Il sale. E il pepe. Ed azionare il bimby per 50 secondi a velocità 4. L'impasto delle polpette è pronto, formare le polpette. Passare ogni polpetta nel pan grattato aromatizzato. E posizionare su una teglia rivestita con carta da forno. Irrorare con un filo d'olio e cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 20-25 minuti. Una volta cotte le polpette, tenere in caldo e nel frattempo preparare la salsa. Senza lavare il boccale, mettere la cipolla e la facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio ed insaporire per 4 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la panna da cucina. Il concentrato di pomodoro. Il sale. Il pepe. La curcuma. E la paprika e cuocere per 5 minuti 100 gradi velocità 3. Versare la salsa ancora calda sulle polpette. Lasciare insaporire qualche minuto prima di servire. Polpette all'indiana. Grazie e alla prossima ricetta.